Ciao ragazzi, eccoci qui a fare un unboxing e una prima accensione del Samsung Galaxy Tab 2 modello 7 pollici e versione only Wi-Fi. Si tratta di un prodotto molto interessante che è disponibile sul mercato da circa un mese e che ha un prezzo veramente aggressivo, ovvero 199 euro. Non so se è il prezzo ufficiale, però sta di fatto che da quando è stato lanciato tutte le catene di elettronica lo propongono a questo prezzo. Vediamo alcune caratteristiche sul retro prima di vedere il contenuto della confezione. Processore dual core da 1 giga, 7 pollici, una camera da 3 megapixel, batteria da 4000 mAh, GPS, alcune importanti certificazioni come DVX HD, DLNA e Wi-Fi BGN. Ovviamente abbiamo Android Ice Cream Sandwich. Vediamo cosa c'è. Questo è il Galaxy Tab, ovviamente. Tra qualche attimo lo accenderemo. Cosa troviamo nella confezione? Allora, manuale e garanzia. Il cavo dati con porta proprietaria e i due pezzi che compongono l'alimentatore. Tutto qui. Prendiamo il nostro Galaxy Tab 2, accendiamolo tramite questo pulsante. E nel frattempo vediamo un po' com'è fisicamente. Allora, dal punto di vista materiale abbiamo plastica sul retro, la classica plastica di Samsung, e sul bordo abbiamo un po' la cornice in metallo, quindi penso in alluminio, è molto molto solido. Lo schermo abbiamo detto in un 7 pollici con risoluzione 1024x600. Abbiamo una camera anteriore, questa penso sia anche un LED di notifica. Qui abbiamo una fotocamera da 3 megapixel, abbiamo anche il bilanciere volume e la memoria, ovvero lo slot per inserire la micro SD. Modello bianco, veramente molto elegante. Ecco, facciamo avviare un po' il sistema, non so cosa ho fatto. Ecco qui. Lo schermo è veramente molto molto bello. Abbiamo ricevuto anche una notifica, vedete anche come Samsung ha un po' personalizzato la grafica. Io ancora non ho avuto occasione di personalizzarlo per bene, ce l'ho da qualche minuto, ho giusto inserito qualche cosa come l'account Gmail, però devo dire che le prime impressioni sono veramente molto buone. Ora, al di là del fatto che sta un po' caricando, lo schermo sembra molto bello, definito, quindi i colori ci sono, che è un pannello di tipo PLS. Vi faccio anche vedere la versione di Android. Scusate, 403, quindi Android Ice Cream Sandwich. Touchscreen che sembra reagire veramente molto molto bene. Abbiamo delle leggere presentazioni da parte di Samsung come questo dock. Per il resto non mi sembra che ci sia tanta personalizzazione, più o meno so, è l'interfaccia di Ice Cream Sandwich con qualche widget, qualche applicazione Samsung. Quindi buone impressioni. Vediamo magari anche velocemente la navigazione internet. Magari andiamo su un sito a caso, vediamo Android Geek, forse non tanto a caso. Forziamo la navigazione web in modalità PC tramite il browser web di Ice Cream Sandwich. E vedete com'è. La navigazione web sembra molto buona e reattiva. E sto sincero, non so se è installato il flash, dovrò vedere. Ovviamente per la recensione farò trovare tutto pronto con anche tutti i plugin installati. Comunque primo impatto veramente molto molto buono. Questo era appunto un unboxing, la prima accensione del Samsung Galaxy Tab 2 modello 7 pollici Wi-Fi. Nei prossimi giorni ovviamente testeremo a fondo questo device, quindi faremo una recensione scritta più video recensione completa
più esaustiva possibile. E con questo è tutto, vi rimando quindi alla recensione. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!